ci siete tutti. Allora, intanto parto ringraziando lo staff, i volontari e tutte le persone che ci hanno aiutato in questo anno molto faticoso, ma molto bello, di campagna elettorale. Forse una delle più lunghe a memoria d'uomo. Abbiamo provato a dare a Roma la campagna che io credo Roma meriti, ovvero in termini di lunghezza, di profondità, di contenuti e anche di indipendenza, cioè una sola lista fatta di persone per bene. Ringrazio tutti loro, ringrazio gli elettori, non si sa bene ancora quanti siano, e quindi per favore tutto quello che sto dicendo è soggetto ovviamente a quello che sappiamo fino a questo momento, che può cambiare anche di molto. Il dato fondamentale che oggi vediamo è che esiste un'area di riformismo pragmatico che non si accontenta dell'offerta politica attuale, che a Roma ha avuto un'affermazione molto significativa. Non so se saremo al 18,5 o al 20,5, ma è un dato, credo, che per una lista civica non ha precedenti nelle elezioni romane. Ciò premesso, il nostro obiettivo non era una testimonianza, ma era arrivare a governare Roma. Per questo abbiamo lavorato così tanto. E dunque, se da un lato siamo contenti di essere arrivati a questo risultato, che io lo dico per i tanti che ci hanno creduto, apre una fase di lavoro anche a livello nazionale, dall'altro lato non c'è dubbio che ci dispiace che i numeri attuali non ci vedano al ballottaggio, perché, lo ripeto, non è mai stato un lavoro il nostro di testimonianza. Abbiamo lavorato duro e sodo per presentare a Roma delle proposte articolate, profonde, serie, per affrontare i temi, parlare di termovalorizzatore, delle municipalizzate, ecco, tutto quello che a nostro avviso serve davvero per ribaltare questa città che versa in condizioni disgraziate. Il voto di appartenenza è un voto che comunque in una certa misura ha tenuto, anche in presenza di candidati talvolta in alcuni casi non preparatissimi o comunque non con delle soluzioni chiare presentate, ha tenuto fino a un certo punto, perché comunque questa operazione ha avuto un'affermazione molto significativa. Questo è quello che mi sento di dire oggi con i dati che abbiamo, e poi ovviamente se cambieranno ci rivedremo magari domani e faremo un punto.